L'emergenza Covid-19 ha costituito un'ulteriore occasione per attacchi informatici ad ampio spettro, in un momento ovviamente di difficoltà e fragilità del nostro paese. Nel 2020 sono stati più del doppio rispetto all'anno precedente. La pandemia ha aperto nuove frontiere ai cybercriminali ed ha finito per amplificare le insidie per i cittadini, ma anche per la pubblica amministrazione e le imprese. Emerge dall'annuale bilancio dell'attività della Polizia Postale, che ha individuato nel corso del 2020 poco meno di 100.000 casi di truffe online. Si va dai siti e-commerce per la vendita di mascherine, guanti, igienizzanti inesistenti alle finte raccolte fondi a favore degli ospedali, ma anche, e forse è questo l'aspetto più allarmante, alle intrusioni di pedofili nelle aule virtuali, complice la didattica a distanza. Da quando le scuole sono state chiuse, diverse sono state le segnalazioni di intrusioni non autorizzate nelle piattaforme dedicate alla formazione. Il monitoraggio della rete ha portato ad arresti e denunce. In generale, i casi di adescamento di minori online sono aumentati del 110% rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente al lockdown è stato poi rilevato un incremento del fenomeno dei falsi annunci di lavoro, finalizzati a ottenere denaro, ma anche a carpire identità digitale e dati sensibili degli utenti. In generale, il numero dei cyberattacchi anche alle strutture sanitarie è cresciuto più del doppio rispetto al 2019, 507 a fronte dei precedenti 239. Sul fronte terrorismo, circa 36.000 gli spazi web monitorati per contrastare il proselitismo e prevenire fenomeni di radicalizzazione.